Buonasera a tutti. Concludiamo con molto piacere, almeno da parte nostra, questa serata, dedicandola come di consueto a una riflessione, a un viaggio in quello che è il mondo del socialismo cubano, di tutto quello che appunto gira attorno a questa piccola isola che ha saputo segnare non solo l'immaginario, che sicuramente ha contribuito, e nel libro di Roberto si capisce perfettamente, insomma, culturale, ma insomma non solo nell'immaginario, ma proprio creato uno standard, se vogliamo, di capacità rivoluzionaria che anche un piccolo popolo può avere rispetto all'imperialismo statunitense, che in ogni angolo del globo prova e continua a provare ogni forma di emancipazione concreta delle società dall'imperialismo, quindi dal suo controllo diretto. Quindi ci piace fare questo viaggio insieme a Roberto Valetiano, autore, scrittore, agitatore culturale. Poi magari ti chiediamo anche rispetto a questa definizione, che secondo me è interessante, vista anche il momento in cui siamo, storico, in cui l'immagine è dominante rispetto al contenuto. Ecco. Siamo insieme anche ad Antonio Cascione, giusto? Cascione, scusate, per il Cascione del nuovo rifondato circolo d'Italia-Cuba di Bologna. Insomma, inizia anche qui un percorso interessante, magari condividerai con noi questa esperienza e quali sono gli obiettivi, un po', che anche a livello cittadino, un po', questa associazione, insomma, poi parleremo, può darsi. E poi siamo insieme al compagno Rodolfo D'Albane dell'Associazione Italia-Cuba di Ravenna, giusto? Sì, che diciamo entrerà anche più nel dettaglio rispetto a quella che è la natura dell'associazione, alla promozione e all'intervento politico-culturale che fa nei nostri territori. Io inizierei subito da Roberto e andrei proprio brevemente per far passare a voi due, giusto per dare uno schema che sia più agile possibile alla presentazione appunto anche di questo libro, Sole e Rivoluzione, che è la seconda fatica, no, Roberto, su Cuba, e è un libro che io, se non sbaglio, proprio quando è uscito l'ho avuto da te, questo libro. Ci vedemmo in occasione del concerto di Wanda Bassotti, mi ricordo, in quell'occasione, e la prima cosa che mi colpì di questo libro fu la natura, la grande capacità di Roberto di portarti in quelle immagini, in quei luoghi, non come fa una guida turistica, diciamo così, per esemplificare, che semplicemente ti mette di fronte a questa realtà, a questa forma, alla parte più esteriore della natura di un luogo, di un modo di essere, di una leggenda, eccetera. Roberto entra in maniera, secondo me, interessante, viscerale, coinvolta in quella che è un'incredibile, ti chiederei di fare un primo commento rispetto a questo, a quella che è una grande natura rivoluzionaria del popolo cubano, cioè di aver sedimentato una serie di periodi e di rivoluzionari che alla fine, sia nel livello cubano, ma che nel livello anche della patria grande latinoamericana, poi hanno creato, no, un popolo che ha nel proprio DNA questo elemento di resistenza, di capacità e di creatività, e io direi, visti anche i tempi, soprattutto di capacità di resistenza di fronte alle avversità, al bloccheo, di una natura economica sempre più aggressiva, delle sanzioni che vengono anche magari date ai partner commerciali della piccola isola caraibica, penso Russia, Cina, Venezuela, eccetera. Quindi il tuo sguardo, com'è nato questo tuo sguardo così profondamente all'interno di queste, appunto, di questa stratificazione culturale, di questo meticciato vero, concreto, reale? Allora, intanto volevo ringraziare Simone e Gimona per accompagnarmi in questa presentazione, tutti presenti, e soprattutto l'Associazione Max 21, che ha messo in piedi questa 3 giorni, sempre molto interessante a livello geopolitico, e che si conclude appunto con questa serata dedicata all'America Latina, dal titolo appunto L'America Latina, Giardino del
interessante poi da andare a elaborare e ad analizzare. E quindi intanto vi ringrazio dell'ospitalità e della partecipazione, della presenza di tutti. Per rispondere a questa prima domanda introduttiva sul libro, sicuramente hai citato delle parole importanti che stanno nel codice genetico di Cuba, no? La parola resistenza. Io dico sempre che Cuba la parola resistenza l'ha perfino inventata, perché a Cuba fondamentalmente non gli perdonano questo, cioè il fatto di aver fatto una rivoluzione sotto il naso degli Stati Uniti d'America e dopo averla fatta averla difesa per oltre 60 anni, insomma. Quindi questo è il peccato originale della rivoluzione cubana, questo accanimento che si registra su Cuba, che se guardiamo una piccola isoletta del terzo mondo, caraibica, che minaccia può rappresentare, no? Per questa grande potenza militare strepitosa, poderosa, che sono gli Stati Uniti d'America, che poi ha avviato percorsi diplomatici con paesi storicamente nemici, pensiamo alla guerra in Vietnam, adesso hanno relazioni commerciali normali con il Vietnam, con la Cina, no? Quindi c'è questo accanimento perché Cuba rappresenta qualcosa di molto pericoloso per gli Stati Uniti d'America, rappresenta una minaccia dal punto di vista dell'esempio, dal punto di vista del concetto che non sono riusciti a piegare, perché poi una guerra ibrida, quella che si produce e che si è prodotta in questi 60 anni contro Cuba, quello che abbiamo più evidente è la resistenza del popolo cubano a questo bloccheo che è un atto di pirateria internazionale vero e proprio, che va a ledere ogni regola scritta da loro a livello del libero mercato, a livello internazionale, va a colpire i paesi terzi, è condannata da tutti i paesi del mondo, di destra, di sinistra, da tutti, a parte due, anzi tre, quelli che io chiamo i paesi canali. Uno, ovviamente, gli Stati Uniti d'America, il secondo si chiama Israele e il terzo si chiama Ucraina. Questi sono i tre paesi che continuano a portare avanti questa, a votare alle Nazioni Unite a favore di questa. Nonostante, tra l'altro, Cuba con l'Ucraina abbia fatto delle cose incredibili, pensate ai bambini di Chernobyl, ancora oggi tutti gli anni 4.000 bambini vanno da quelle aree che sono rimaste contaminate gratuitamente a Cuba e Cuba se ne prende cura, cioè veramente qualcosa di incredibile. Comunque questa è soltanto una delle tante guerre che Cuba subisce, c'è una guerra mediatica devastante. Io sono ben cosciente che un libro come questo è il classico granello di sabbia messo negli ingranaggi del potere. Ovviamente non abbiamo il potere di fuoco delle grandi televisioni, dei grandi mass media mainstream, dei grandi giornali, no? Che raccontano le peggiori deliri, le peggiori nefandezze su Cuba, ma vediamo quello che succede nella guerra tra Russia e Ucraina, e ormai non è neanche più propaganda, ormai siamo al di là del orwelliano, al di là del surreale. Quindi c'è questa guerra mediatica devastante, poi ne parleremo magari anche di questo, dell'egemonia culturale, perché è importante. C'è la guerra economica, c'è la guerra finanziaria, c'è la guerra guerreggiata, perché dici sì, è vero che nessuno va a sparare sui cubani o a bombardare le città cubane, però Cuba è il paese che ha subito più atti di terrorismo a livello mondiale e tutti gli atti di terrorismo sono tutti partiti dal territorio statunitense. Cuba non ha mai fatto nulla contro gli Stati Uniti d'America, mai nulla, non un solo atto di ostilità o di minaccia nei confronti degli Stati Uniti, ha solo subito del terrorismo di varie forme di terrorismo. Il terrorismo, quello diciamo più evidente, cioè arriva il terrorista, parte da Miami, lo pagano, va a mettere la bomba nel ristorante, tipo la botteghita del medio, o nell'hotel, tipo l'hotel Triton, dove tra l'altro è morto anche un italiano di Genova, tra i tanti morti
di questa guerra a bassa intensità che Cuba subisce da parte degli Stati Uniti. Ma poi esistono altre forme di terrorismo di cui nessuno sa. Gli animali, naturalmente si colpisce gli animali, a Cuba hanno dovuto decimare tutti i capi di bestiame, quindi le mucche, quindi i polli, quindi i maiali, e quindi se infetti volutamente le mucche, stai infettando il latte, tu dai il latte ai bambini, sono morti 70 bambini cubani perché hanno preso questo latte contaminato. Naturalmente la risposta del governo cubano è stato abbattere tutti i capi di bestiame, hanno colpito anche le coltivazioni perché dovevano affamare quel popolo. Quindi sono tante forme di guerra, sono tante forme di resistenza. Perché è importante dire l'America Latina, giardino degli USA o laboratorio del socialismo? Beh, la risposta la dà Evo Morales. Evo Morales ha detto: signori, le colonie non sono più in America Latina, scordatevi che le colonie, il giardino di casa, il patio trasero, come lo chiamano loro, sia in America Latina. Oggi le colonie sono in Europa. Guardatevi allo specchio, compagni, guardatevi in faccia, oggi le colonie, i governi europei sono i governi coloniali che fanno gli interessi degli Stati Uniti d'America. Mentre, grazie a questo percorso di resistenza, che è stato qualcosa di straordinario, ma pensate quando è venuta giù l'Unione Sovietica, Fidel disse: siamo un'isola circondata da un oceano di nemici. Questo disse Fidel Castro. Un oceano di nemici, perché non avevano più amici, cadendo giù il blocco socialista dei paesi dell'est, con cui avevano il 90%, 80% insomma, del commercio, degli scambi a livello internazionale e del prodotto interno lordo dell'economia cubana. Venendo giù quel blocco lì, Cuba si ritrova circondata e si ritrova a dover reinventarsi un'economia. E qualsiasi paese del mondo, con le ricette del liberismo, del capitalismo, sarebbe andato a gamba all'aria dopo pochi giorni. Cuba è riuscita a resistere anche a questo. È qualcosa di straordinario. E quindi, però, da questa resistenza solitaria, Cuba ha sempre portato avanti la propria traccia di socialismo umanista, che incrocia Karl Marx con José Martí. E questo socialismo umanista l'ha portato, pensate, soltanto un anno dopo la vittoria della rivoluzione, a fare la prima brigata internazionale di solidarietà. La prima crisi è stata in Palestina, perché simbolicamente si andavano a unire la rivoluzione cubana e la resistenza del popolo palestinese. La seconda è stata in Algeria e di lì in tutto il mondo, anche in Italia l'abbiamo visto durante la pandemia, ci sono arrivate le brigate mediche cubane, tuttora in Calabria ci sono i medici cubani a aiutare la sanità calabra, andata a gambe all'aria dalle ricette del liberismo, no? E quindi anche questa è una contraddizione, se ci pensate, che un paese a economia avanzata, ricca come l'Italia, debba chiedere aiuto a un paese del terzo mondo per risolvere i propri problemi della sanità. Ma io questa cosa l'ho vista anche a Cuba, ne parlo all'interno del libro, perché ad esempio ho visto all'università Alma Mater, dove tra l'altro sono andato con Andrea a presentare il mio libro precedente, Ufficio Sinistri e i figli del vulcano. Abbiamo nelle facoltà di marxismo dell'Università Santa Clara, dell'Università di Pignatria, di Santiago e della Habana, ci hanno invitato per fare questo ciclo di incontri con gli studenti. Beh, lì ho incontrato degli studenti statunitensi. Questa cosa mi ha colpito, dico: ma com'è possibile che questi partono dagli Stati Uniti, che sono il paese più ricco della terra, vanno a parassitare l'istruzione alla scuola cubana, no? Che è riconosciuta come un'eccellenza la sanità cubana. E poi mi dice: no, facci a parlare. Andandoci a parlare, scopro che uno è figlio della mamma che lavora a McDonald's, che l'altro è figlio di quello che fa le pulizie negli uffici. Dico: allora non possiamo andare d'accordo. Perché l'università o anche l'accesso alla salute, all'ospedale, ci entri all'ospedale se c'hai il certificato dell'assicurazione sanitaria, se no ti fanno morire in mezzo alla strada. E a scuola, se non c'hai soldi e non puoi dare un impegno a qualcosa, a casa, semplicemente non ti fanno studiare. Questo è gli Stati Uniti d'America.
Allora, io all'interno di questo libro racconto di queste storie perché mi piace fare un atto di archeologia, se vogliamo, culturale, storica, della memoria, e quindi raccontare degli aneddoti del passato ma anche del presente. Quindi c'è questa connessione tra la straordinaria storia rivoluzionaria di Cuba. Io dico che Cuba è una officina di ribellione da sempre, ma anche da prima della rivoluzione del Che, di Camilo Sinfuegos e di Fidel. Ma perché è importante l'attualità? Perché è importante l'attualità? E io in questo libro sottolineo molto, ad esempio ho dedicato un capitolo, anzi due capitoli, all'amicizia tra Cuba e la Russia, no? Io pochi mesi fa ero in Nicaragua, ho passato due mesi e mezzo girando il Nicaragua sandinista. Il prossimo mio libro tratterà di questo paese qui. Loro si definiscono il paese più filorusso al mondo. Dice, ce la giochiamo con la Bielorussia. E là c'è anche da capire perché, no? A livello storico, a livello politico, a livello culturale, c'è questo legame che invece, ad esempio, la sinistra italiana ha completamente perso con l'antiimperialismo e con le questioni geopolitiche che contano a livello internazionale. E ho dedicato un capitolo alla Cina. Perché sul libro di Cuba devi dedicare un capitolo alla Cina? Perché l'impronta della Cina è fondamentale a Cuba. L'impronta del passato, della storia della Cina a Cuba e della Cina di oggi, dei legami di oggi tra Cuba e la Cina. E poi c'è questa cosa qua, questo che da giardino, da patio trasero degli USA si è trasformato in un laboratorio del socialismo, con esperienze molto diversificate tra di loro di socialismo, molto diverse. Una volta, diciamo, c'era il modello unico che era quello dell'Unione Sovietica. Il socialismo del XXI secolo, attraverso l'ALBA e attraverso l'idea che ha lanciato questa alleanza latinoamericana dei popoli, che è un'idea che ha avuto Hugo Chavez e Fidel Castro, poi si sono aggiunti i sandinisti, Evo Morales. Ecco, questa grande idea è stata quella cosa lì che vi stavo dicendo prima, cioè che in orgogliosa, testarda solitudine, quando tutti dicevano Cuba durerà ancora qualche settimana, durerà ancora, Bush padre disse a Cuba gli diamo 3 mesi di tempo, poi verranno, e stanno aspettando ancora adesso. E anche su quello c'è una egemonia culturale di un certo tipo, no? Anche nel definire Cuba il paese satellite dell'Unione Sovietica. E beh, poi come si spiega che il pianeta è venuto giù, il satellite è rimasto in piedi? Evidentemente non era quello. C'era anche dell'altro, no? C'era dell'originalità di questa forma di socialismo in questa rivoluzione. E da questo portato di sovranità, di dignità, di indipendenza come bandiera del socialismo cubano, quando ci hanno detto della fine della storia, che con l'Unione Sovietica sarebbe la fine dell'Unione Sovietica, sarebbe finita la storia, abbiamo visto che non era così. Che la storia non finisce, che la storia fa dei balzi in avanti e che la resistenza di Cuba ha fatto sì che alla fine del Novecento, alla fine del 1998, un signore chiamato Hugo Chavez andava a vincere le elezioni in Venezuela cambiando il volto del continente latinoamericano. Parlando di nuovo di queste cose che ci hanno detto, sì, sono belle idee, queste cose che vi raccontate voi, socialismo, rivoluzione, sono belle idee, ma parliamoci chiaro, sono utopie. Ormai è una cosa sconfitta dalla storia, no? Questo sconfittismo che ci hanno inoculato come un veleno a livello culturale in Italia, che poi ha portato a il PD e lo spostamento a destra dell'asse politico del nostro paese. Beh, l'America Latina, Cuba, perché dopo Cuba c'è stato il Venezuela, poi c'è stato la Bolivia. Perché è importante la Bolivia? Tanto perché è un grande paese latinoamericano. Ma immaginate uno come Evo Morales, no? Che diventa presidente della Bolivia. Ebbene, un contadino, campesino, che lavora la terra, indio, nativo, quindi 3 volte emarginato dalla società perché non fai parte
della lead dei bianchi, dei ricchi, dei privilegiati. Sei un lavoratore, non sei un banchiere, non sei un figlio di un finanziere, di un banchiere, di una multinazionale. Quindi come osi tu, umile contadino campesino, andare addirittura a diventare presidente di un grande paese? Ma questo è il legame di classe che ci insegna Cuba, che ci insegna l'America Latina. Ti ritrovi persone come Nicolás Maduro, che guidava il Pullman, e ti ritrovi a guidare un paese. Evo Morales, Cocalero, Campesino, diventa presidente della Bolivia. Un rapporto di classe diretto che nel mondo occidentale si è completo. No, no, non osiamo neanche pensare che un lavoratore o un figlio di un lavoratore di una famiglia proletaria possa andare a governare nel nome della propria classe e della propria gente. Da una parte e dall'altra. Basta vedere da dove proviene la classe politica presente in Parlamento, nei paesi occidentali, e ci si fa una, cioè c'è una dittatura totalitaria fatta dai ricchi. Questo è. Quindi, cosa succede? Succede che cambia la mappa geografica del continente. Da patio trasero diventa un laboratorio di esperienze. Perché dico diversificato? Perché chiaramente, come dire, c'è chi spinge più sul socialismo, pensiamo al Frente Sandinista di Liberazione Nazionale, che va al governo dopo aver fatto una rivoluzione con le armi, e il comandante della rivoluzione, cioè il guerrigliero che ha combattuto, diventa presidente attraverso le urne. Che è poi la stessa cosa, in forma diversa, che è successa con José Mujica in Uruguay. Un guerrigliero che è stato 28 anni in carcere, esce dal carcere, diventa presidente. Cosa? Sembra di leggere un libro di Gabriel García Márquez, perché sembra una cosa, un esercizio di fantasia. Ma quando si mette in movimento la storia la fanno le masse popolari, cambia tutto, il paradigma cambia. Quello che era valido fino a 5 minuti fa salta al banco, salta tutto. E l'America Latina ha dato questa dimostrazione qua. E perché è importante anche il riflesso internazionale di questo? Perché vi faccio una commento, forse non tutti sapranno che l'ALBA non è soltanto una unione di triangolazioni economiche, politiche e commerciali tra paesi socialisti dell'America Latina. Non c'erano soltanto paesi dell'America Latina, c'erano anche due paesi che non erano dell'America Latina ed erano invitati permanenti nell'ALBA. Erano paesi socialisti, si rifacevano al socialismo panarabo, laico, quello di Nasser, quello di Arafat. E chi erano questi due paesi? Era la Libia di Gheddafi e la Siria di Assad. Che fine hanno fatto? La Libia è stata completamente devastata e rasa al suolo, e la Siria ci hanno provato. La stessa cosa hanno tentato di fare attraverso questo esercizio delle rivoluzioni colorate in America Latina, con il Nicaragua, con questi colpi di Stato travestiti e messi in atto da questi mercenari, che poi soprattutto in America Latina è manodopera della peggiore criminalità organizzata, narcos e questa roba qua, gente pagata per fare quello. L'abbiamo visto con questo pagliaccio. Tutto rispetto per i pagliacci, perché almeno i pagliacci fanno ridere i bambini. Questo è un tragico pagliaccio, mi riferisco a Guaidó, questo signore che si è autoproclamato presidente. Allora, signor, domani mi autoproclamo, io sono Valle Piano, mi autoproclamo presidente della Repubblica Italiana. Arriva il TSO, mi mette, mi fanno il TSO, mi chiamano l'ambulanza e mi portano via. Ma se l'ambasciata statunitense in Italia dice no, signore, attenzione, gli Stati Uniti confermano che secondo noi Valle Piano è il presidente del governo. I migranti immediatamente i giornali dicono, però sto Valle Piano secondo me dovrebbe ricoprire. È incredibile. Ma no, è incredibile che non solo questo si sia autoproclamato presidente, ma che tutti i governi europei, c'è stata una proposta di legge dell'Unione Europea, e tutti i governi europei, tranne quello italiano, all'epoca c'era i 5 Stelle,
hanno fatto saltare questa cosa, ma tutti i governi europei e l'Unione Europea ha riconosciuto che questo, che non è stato votato da nessuno, è il legittimo presidente del Venezuela. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di gente che dice che difende i diritti umani e che fa le guerre per difendere i diritti umani dal carcere di Guantanamo, dal centro di tortura di Guantanamo. Loro sono quelli che danno lezioni di diritti umani, di diritti civili al pianeta. Sono quelli che parlano di libertà di stampa e poi arrestano Julian Assange, perché questa è la democrazia libera di cui stiamo parlando. Poi c'è un altro tipo di modello di democrazia, che è quella a cui io mi sento più legato, più vicino, che ho incontrato nei miei viaggi in America Latina, che è la democrazia popolare, e sono questi percorsi di socialismo in America Latina. Quindi, perché il paradigma cubano è importante? È importante per il continente latinoamericano, è importante per il pianeta. Mi fermo. Tanto grazie, Alessio. Sempre ci hai portato con energia, secondo me, dentro appunto il centro del problema, cioè quello che Cuba rappresenta e l'elemento di forte antagonismo, di esempio che proprio a due passi dalle Keys di Miami può essere appunto l'alternativa di società. Ora, la questione cubana in Italia è sempre stata trattata, credo, mi sento di dire, quasi fin dall'epoca della rivoluzione, ma sicuramente negli ultimi anni le forme associative sono state un po' quelle che hanno portato avanti il lavoro politico di memoria, di lettura anche corretta di quella che è la realtà del paese, cioè di quelli che sono anche le fonti più affidabili rispetto poi a una stampa che in gran parte, lo vediamo anche in questi giorni, si sta inventando una serie di farsesche balle riguardo alla guerra in Ucraina, gli autoattacchi e quant'altro. Magari arriveremo anche su questo, perché credo sia interessante sentire la vostra opinione. Però appunto il percorso nello specifico di Italia Cuba, verrei a Adolfo, passerei volentieri il microfono. Il percorso di Italia Cuba segna appunto una continuità storica rispetto all'internazionalismo e alla solidarietà completa attraverso una serie di interventi sul territorio, nonostante, e secondo me va detto, va ricordato, non sempre sia stato questo intervento aiutato da quella che era la politica, diciamo, la parte partitica. C'è stato un periodo, ricorderete, negli anni 2000 di forte critica, di questa inizia di critica cubana dal punto di vista dei comunisti, no? Se vi ricordate, c'è stato, ma non solo in Rifondazione, in generale c'era una parte anche del movimento che a un certo punto, prima magari aveva maturato forse solo un'adesione romantica, quindi vengo appunto a passare la parola, forse all'inizio solo un'adesione romantica, quasi volesse appunto vedere solo l'aspetto del romanzo, dell'avventura, del Davide contro Golia, eccetera. Poi nel momento in cui Davide contro Golia non è più una favola, ma si trova di fronte a scelte difficili, a combattere appunto contro l'influenza straniera, ad avere anche, secondo me, una guerra mediatica non indifferente. Non è un caso che, come dire, venga sempre descritta Cuba come un posto miserabile, dove mancano gli alimenti, una serie di cose che poi chi ha potuto visitare i luoghi si è reso conto dell'assoluto carattere propagandistico di questo. È un paese con evidenti difficoltà, ma quale piccolo paese, piccola economia stretta in quell'ambito geografico e storico non avrebbe? Quindi verrei a dopo un commento rispetto questo attivismo e a fare il punto un po' della situazione, di come oggi di fronte a un'evidente difficoltà che hanno tutti gli ambiti politici di parlare anche alle nuove generazioni, perché non è, secondo me non è retorica dire questo, è venuto fuori un alfabeto diverso, cioè i punti di riferimento si sono rarefatti, vuoi non vuoi, perché la vita va avanti e abbiamo perso, no, come movimento comunista, operaio, dei lavoratori. Quindi abbiamo avuto alcune cose che negli anni 70, negli anni 80 magari erano, come dire, posizioni forti, egemoni, di forte vicinanza e solidarietà internazionale, oggi sono seppelliti in
paese per dire come l'Italia è un paese come Cuba, è un'isoletta in mezzo ai Caraibi. Isola peraltro primo, se non sbaglio, primo o secondo luogo scoperto a Cristoforo Colombo, che ha un valore molto rilevante rispetto alla questione dello schiavismo, un'isola che era fatta di piantagioni, di persone estirpate dal loro contesto dell'Africa occidentale. Quindi parliamo di un posto che ha una storia estremamente complessa e niente, passerei volentieri la parola a Rodolfo, appunto, rispetto alle prospettive, un po' il bilancio dell'associazione. Io parlo a nome del coordinamento Emilio Romagna, della Associazione Italia-Cuba. Io sono del ciclo delle Vennate, e noi dal 2000 facciamo contagio praticamente come coordinamento Emilio Romagna, appoggiandoci anche alla presentazione di amicizia della Repubblica di San Marino, coordinamento Marche, l'anno scorso eravamo con noi il circolo di Cremona, il circolo di Trento, Modena per Cuba, quest'anno abbiamo Pago per Cuba, la Circolo Umbria l'anno scorso ci ha aiutato in maniera considerevole, quindi noi siamo aperti, noi non siamo chiusi dentro, diciamo così, all'associazione delle CISI d'Italia, associazione storica, nata nel 1961, la più grande come iscritti che c'è in Italia, però non ci sentiamo, almeno noi, che coordinamento Emilio Romagna, primi della classe. Noi siamo riusciti a fare il container nell'anno 2020, perché io ero a Cuba e ho vissuto la pandemia quando è cominciata a Cuba, l'ho vissuto fino alla fine del 10 luglio. Io telefonavo a lei che era chiusa in casa, i miei amici che erano chiusi in casa e io andavo in bici, io sono la persona della bici. E quindi anche la forma come Cuba, diciamo così, ha affrontato il discorso della pandemia. E direi che io faccio tra parentesi un appunto le problematiche di Cuba di oggi nascono e sono state generate dalla pandemia. Cioè Cuba per 3 anni ha tutte le sue risorse, mancando la risorsa del turismo che non c'era più, operato per salvare le vite umane. Okay? Quindi se uno guarda le statistiche, i morti che ci sono stati a Cuba è una cosa irrilevante. Il fatto dei 3 vaccini, 5 vaccini, ne stanno utilizzando 3, io sono portatore di 3 di questi vaccini qui, e questo ha permesso che si siano salvate moltissime vite umane. Il 98% dei cubani è vaccinato, compresi i bambini, e non perché non siano obbligati. Quindi, che cosa ha prodotto questo? Che purtroppo non si è potuto fare le manutenzioni delle centrali elettriche, non si sono potute fare le manutenzioni, diciamo così, alle cose che erano di primaria importanza, e quindi poi dopo, quando sono venuti al pettine, abbiamo avuto la questione del super tanchero di Matanzas, che uno si mette a ridere. Mancava un parafulmine, è vero, mancava un parafulmine. Perché Belluzzi, che è di Palazzuolo sul Segno, che importa con la Rabbia a Cuba, è un mio carissimo amico, dice, solo che lì ci voleva un parafulmine, non so, all'uranio, non so che mancava, che costava un sacco di soldi, ma no, possiamo prendere, adesso. Poi, la questione del diapagone, centrale di processato, e la questione della medicina. Le sale operatorie a Cuba non sono ferme, molte, perché mancano le medicine, non ci sono soldi per comprarle, perché non entra il turismo. Il colpo grosso è andato anche alla guerra russo-ucraina. I CAI, i turistici, loro li riempiono con i russi come per gli italiani. Comunque, a Cuba nessuno muore di fame, nessuno muore di malattie. Ecco, può essere che qualcuno si dice perché non ci sono prodotti per operare, questo è vero. Noi, sto parlando del reparto dei trapianti organi addominali dell'ospedale Amejeras della Banca.
so di cosa sta parlando. È l'istituto del paese, non andando a finire tutti i casi più eclatanti, più difficili. Il dottor Coppo, che è il capo dell'equipe di trapianti organi addominali, ha fatto il primo trapianto il 1° di marzo, grazie alla montagna che abbiamo scaricato noi a metà febbraio. E noi siamo un'entità piccola e noi facciamo parte delle 2500 organizzazioni che cubra anche 152 paesi. Quindi rendiamoci conto di quello che il nostro intervento, il nostro piccolo intervento può anche, diciamo così, risolvere. Noi avevamo anche quest'anno riempito mezzo montagna con delle incubatrici neonatali che ci avevano dato l'ASL della Romagna, che costava 60-70 mila euro. Io quando ho mandato la fattura di quello che ne ha pagato loro, quando i soldi erano quelli degli apparecchi per la ventilazione pediatrica, per la fototerapia pediatrica, apparecchi per l'anestesia e altre cose. Eravamo in piedi puntati a questa roba qua. Io ho pensato, serviranno, non serviranno, quando abbiamo scaricato, eravamo avanti dentro a 20 giorni, sono in funzione, dobbiamo smontarli perché loro li controllano, perché purtroppo hanno avuto delle esperienze tragiche sotto questo aspetto. Le disinfettano e le mettono. Io ho dato via anche delle foto, non so se qualcuno, perché nella nostra chat le ha ricevute. Comunque, veniamo adunque. Noi, i nostri progetti non sono mai stati, diciamo così, per quanto riguarda la sanità, è sempre stato sfiorato, diciamo così, dei nostri progetti. E i nostri progetti sono sempre stati progetti di informatizzazione, cominciati nel 2002-2003 con i governi provinciali di Santa Spirito di Camaguay. Entrammo in un progetto che loro si chiamava Governo in linea di Carlo Schlage del Consiglio di Stato, e vabbè, dopo è successo quello che è successo, Carlo Schlage non c'era più, e siamo stati chiamati a portare avanti il nostro progetto a livello nazionale, dalla Direzione Nazionale dei Combattenti della Rivoluzione Cubana e dell'Istituto Cubano di Amistà con voi. Allora, bisogna che, siccome qui siamo fra addetti al lavoro, posso spiegare dettagliatamente quelli che sono, perché sono cose che non è che si possono dire molto in giro. Noi mandiamo via, quest'anno abbiamo mandato via 330 computer, erano tutti I5, con un tera di disco fisso e 8 giga di RAM. Chi si intende un po' di informatica sa che qui nel nostro paese ci sia andata roba molto peggio. Abbiamo avuto una fortuna grande, perché una parte ci sono stati donati dalla Provvisa e l'altra parte li abbiamo comprati. Abbiamo trovato un filone lì che io ancora adesso quando ci penso mi dico, oh, vabbè, forse c'è qualcuno là ci ha aiutato. E vabbè, quindi il nostro progetto è la fornitura di PC all'Istituto Cubano di Amicizia fra il Popolo in primis, perché per combattere la campagna mediatica che si sta sviluppando in tutto il mondo contro Cuba c'è bisogno dell'informatica. Per andare nei social network ci vuole l'informatica e i PC che entrano a Cuba di donazione sono stati nostri. E lì campo lavora con i nostri PC. Quando noi che parlo di PC, parlo di switch, parlo di server, parlo di tutto quello che è per montare una rete, diciamo così. La stessa cosa la facciamo con l'Associazione dei Combattenti della Rivoluzione Cubana, che non è come la nostra AMPI. L'Associazione dei Combattenti della Rivoluzione Cubana ha un compito essenziale di vigilanza dentro la società. Ogni municipio ha praticamente la direzione municipale. Quindi tutti i computer che sono in tutti i municipi di Cuba sono quelli che noi gli abbiamo donati e che cambiamo tutti gli anni, dandogli una reposizione. L'anno scorso siamo riusciti a montare un sistema VPN,
che è un virtual private networking, diciamo, io non so poco di sta roba, però lavorando tutta questa roba qui, cioè, e qui mi sono fatto una piccola cultura personale. Quindi stiamo parlando di due progetti strategici per Cuba e anche se non vado a toccare, diciamo così, certi settori sensibili, che può essere la sanità, l'educazione, sono quelli che mantengono in piedi la rivoluzione cubana. Sappiamo benissimo che l'11 di luglio quello che è successo, se di capo non aveva saputo la maniera di comunicare, mandando in giro per il mondo intero cosa che cosa succedeva a Cuba, che poi era un mazzecco quello che è successo, però venivano mandati in giro, lo sappiamo tutti, no? Quello che è successo qui, tutte quelle manifestazioni sono state fatte dai Cusanos, capito? E quindi sono due progetti strategici, e se non c'è rivoluzione non c'è neanche l'ospedale, non ci sono i bambini che muoiono di cancro perché nella statistica non appaiono più, e quindi credo di parlare con gente che sa benissimo di quello che sto dicendo. Nel 2020, quando io entrai in Italia, era la fine di luglio, ero praticamente convinto di non fare i contatti, perché non si poteva fare raccolta fondi, perché questa cosa qua. Facciamo una riunione, noi abbiamo una piccola sede nella stazione di Golo, che è una stazione sperduta là nella bassa Romagna, e i compagni, io mi commuovo ancora quando penso a quella riunione di Danovice, contiamo lo facciamo. Non sappiamo come, com'è, però lo facciamo, e lo facciamo. Lo facciamo perché noi ci aprimmo a tutti quelli che ci potevano aiutare, e io sicuro che qui non c'entro i partiti di sinistra, eccetera. Noi, la gente che abbiamo che lavora con noi, è ideologicamente e politicamente preparata alla solidarietà. Ecco. E poi la solidarietà sappiamo benissimo che ha un marchio di sinistra, questo lo diceva anche Don Lorenzo Milani, ai care. Che è pensato contrario, me ne frego, è così. Quindi noi siamo anche, ok? Quindi siamo di sinistra. Quindi con noi ha cominciato a lavorare la Sicura Umbria, ha cominciato a lavorare tutte le entità che ho detto prima. Una cosa importante politicamente che io tengo a sottolineare è che noi quando facciamo le riunioni di coordinamento dei circoli dell'Emilia Romagna, dell'Associazione Italia Cuba, sono aperti a tutte le entità che lavorano per Cuba. Quindi quando noi ci riuniamo, viene Mauro Collina della Villetta, viene Lorenzo Ascari di Vogliono per Cuba, viene sempre qualcuno di Sicuro Umbria, vengono i compagni a volte di Cremona quando possono, quelli di Trento. E quindi noi siamo aperti e noi guardiamo l'obiettivo, lo guardiamo, diciamo così, nei colori e nelle tessere. Noi il circolo Ravennate, quando cominciamo a fare il contagio, eravamo circa 50-60 iscritti. Quest'anno abbiamo raggiunto 170. Dentro a un contesto dell'associazione, quando io mi iscrissi per la prima volta nel 2000, eravamo 6.000 e adesso siamo meno di 3.000. Quindi, cosa vuol dire questo? Che lavorando nella solidarietà, lavorando e curando il territorio, si riesce a fare anche un lavoro politico importante. Cioè, l'associazione Italia Cuba, il circolo Ravennate, io rivendico, e qui c'è la segretaria che ha fatto, che fa un lavoro molto, molto grande nel territorio, perché io mi passo 6 mesi a Cuba, è la referente di tutti i movimenti di sinistra che operano nel territorio dove andate. E questo l'abbiamo raggiunto lavorando duro per la solidarietà. Noi, avendo, diciamo così, la fortuna, fra virgolette, di non avere finanziamenti da nessuno, dobbiamo trovarci soldi lavorando, sperandoci in quello che voi sapete bene. E vabbè, questo ci ha portato a fare una ricerca
di gente che forse ne abbiamo. Quando noi facciamo la festa dei cedatori a Russia, abbiamo 70 volontari dentro il ristorante che lavorano tutte le sere per una settimana e non sono tutti di sinistra. Grazie. Cuba quindi da sempre praticamente riesce a suscitare questo tipo di partecipazione che secondo me ben spiegava Rodolfo, cioè è stata capace appunto nel mondo di crearsi tanti amici che non sono gli stati ma sono poi alla fine gruppi di compagni, organizzazioni che operano sul territorio. Questo non è poco ed è sicuramente successo in un periodo storico che era più vicino al momento della rivoluzione cubana, quindi più vicino all'evento che ha scatenato questo nuovo momento storico, proprio anche di adesione ai valori del marxismo e rivoluzionario. Quindi oggi, diciamo, non è così semplice, soprattutto all'università, scusate un po', soprattutto se sei all'università e soprattutto se fai parte di una generazione che è cresciuta integralmente direi, forse molto più di prima, per motivi ovviamente che non sono colpe soggettive dei ragazzi, ma che dipendono da quello che è il principale strumento di comunicazione. Oggi c'è il tema, e quindi magari introduciamo anche questo con te, c'è il tema del debunking, del dire cosa è vero e cosa non è vero, diciamo la materia della solidarietà con Cuba sicuramente ha a che fare con l'aspetto per cui appunto si fanno dei container. Sì, ma si va e si agisce da militanti internazionalisti laddove c'è una necessità storica del popolo, che va servito in questo caso. Però c'è anche proprio la battaglia culturale, che è un po' quella anche cui Roberto si occupa in maniera vivace da tempo. Però ecco, come pensi, come pensate in una realtà che conosciamo vivace come quella dell'Università di Bologna, che è quella di una città attraversata sicuramente da una partecipazione studentesca molto più interessante rispetto ad altri luoghi, ma che allo stesso tempo, come sai bene, è stata anche forse in certi momenti la prima a puntare il dito rispetto a quella che è l'esperienza cubana, che pone, si pone comunque come uno stato in cui è stato preso il potere e si sono cambiate le cose, diciamo, non ci si è nascosti dietro altri tipi di artifici retorici o di costruzioni di contropoteri, diciamo che concretamente Cuba rappresenta un esperimento di rivoluzione riuscito, nel senso che hanno preso il potere. Ecco, oggi, in un'epoca così fluida anche dal punto di vista comunicativo, è sicuramente più difficile e sicuramente io spero di sarete fatti un'idea di come intervenire, di come andare avanti. Allora, buonasera a tutti, io sono Antonio, sono Casciano, del Circolo di Solidarietà e Amicizia Italia Cuba di Bologna. Diciamo che è un problema complesso quello che hai posto, perché io ritengo che all'interno dell'università, malgrado persista specialmente a Bologna, un certo tipo di cultura, se vogliamo dire di sinistra, comunista, anche anarchica, marxista, di certo quello che è accaduto è che i miti sono scomparsi. Le utopie e anche le esperienze reali che ha attraversato la storia del comunismo, del marxismo, non hanno lo stesso effetto sulle persone, sugli studenti che magari potevano avere un tempo. Questo perché? Perché persino in quei luoghi che dovrebbero essere, tra virgolette, cucina di riflessione critica sul nostro passato di compagni di comunisti e comuniste, c'è stata l'influenza della propaganda liberista, della propaganda imperialista americana. E quindi magari, ecco, magari alcune forme si sono preservate nella maglietta di Che Guevara, cioè diciamo che la forma magari estetica della solidarietà con Cuba o con altre esperienze. Invece io credo che, come hai anticipato anche tu, sarebbe necessario effettuare anche sulla città di Bologna e nell'università un progetto più
complesso di controcultura, cioè far capire effettivamente agli studenti e alle studentesse e diciamo in generale ai giovani, ecco, che Cuba è un'esperienza complessa. Ecco, magari il problema è anche questo, che si vorrebbe una come dire, non si è abituati a pensare alle esperienze storiche come complesse, piene di contraddizioni, e per questo motivo le si cerca, come dire, di eliminare, mentre sarebbe proprio bello riflettere sulle contraddizioni, su quello che è stato e che rappresenta oggi Cuba. E io penso che appunto è questo il lavoro che noi siamo chiamati a fare, oltre a un supporto prettamente materiale, perché poi, come è stato detto anche in precedenza, Cuba è un paese che si trova in uno stato di difficoltà causato dal blocco e che tuttora necessita di strumenti sanitari di base che mancano. Un esempio è, durante il Covid i medici cubani avevano sviluppato già i vaccini, non c'era alcun tipo di problema perché la medicina cubana è avanzatissima da questo punto di vista, però il problema è che non c'erano le siringhe per niente ai vaccini, e quindi la situazione di amicizia della Cuba ha effettuato un enorme lavoro a livello nazionale per portare le siringhe a Cuba. E quindi il problema è quello, che bisogna ricostruire tutto da capo, cioè bisogna far ripensare i ragazzi tutto un periodo storico, e bisogna far anche comprendere agli studenti che le rivoluzioni non sono così lineari, non seguono dei canoni prestabiliti, ma sono in progresso, cioè vanno ripensate, vanno continuamente ripensate, e in questo noi possiamo effettivamente attualizzare anche l'esperienza cubana, un'esperienza che tuttora rimane un'esperienza democratica. Questo secondo me è un elemento su cui bisognerebbe molto riflettere, perché una parte degli attacchi che si fanno a Cuba è una forma di propaganda, della propaganda occidentale e liberale, quella che Cuba sia una dittatura, ma Cuba non è una dittatura, perché sono le elezioni, cioè a Cuba i rappresentanti vengono democraticamente eletti, quindi non è una dittatura. Cuba semplicemente difende il socialismo, difende la sua identità socialista nelle istituzioni, che è un'altra cosa. Ecco, per esempio, secondo me questo potrebbe essere un tema importante, cioè Cuba e la democrazia. Come si può intendere una democrazia socialista nel XXI secolo? Come è possibile anche ripensare un sistema democratico in senso socialista? E poi, secondo me, appunto va costruito un lavoro territoriale di più ampio respiro, perché anche all'interno delle organizzazioni di sinistra, ecco, adesso per esempio ho fatto un discorso che potrebbe essere più facilmente, diciamo, per un vasto pubblico, delle organizzazioni di sinistra invece va fatta riscoprire il Cuba, tra virgolette, mito, cioè nel senso che le figure Fidel Castro, Che Guevara, vanno riaffrontati come personaggi, bisogna riprenderli come punti di riferimento, perché poi, voglio dire, sono delle figure che hanno così tanto influenzato non solo il pensiero comunista, ma anche il mondo per come lo conosciamo, che veramente non meritano questo brio. Veramente spesso si prendono a punti di riferimento altri personaggi storici, e invece si dimentica una delle proprie basi, una delle proprie fondamenta su cui si è costruito il pensiero comunista. E quindi penso che bisogna fare questa operazione di controcultura, anche chiamando i cubani, perché noi dobbiamo
far sì che non siano semplicemente gli occidentali a raccontare Cuba, ma siano cubani stessi a raccontarsi, perché che poi è, tra virgolette, semplicemente mettere, diciamo, valorizzare la loro tradizione, e la nostra tradizione anche come comunisti è quella dell'autodeterminazione. Quindi io ipotizzo che, come neonato circolo di Bologna, dovremo anche portare dei cubani che abbiano la volontà di voler rappresentare se stessi in maniera critica rispetto alla vulgata occidentale. E niente, era solo un intervento brevissimo, è tutto work in progress perché il circolo adesso è nato. Per chi volesse avere ulteriori informazioni può parlare con me, oppure magari mi lasciamo qualche numero utile, e niente, buona serata. Andare via, nonostante si stia facendo un'ora un po' calda, ma si lavora, quindi forse faranno molto Andrei, lascerei anche un po' l'interlocuzione, concluderei ecco Roberto, però lasciando sempre aperta l'interlocuzione con voi. Simone, vuoi intervenire? È una cosa brevissima per dare poi la parola. Prego. Vi ricordo, ne approfitto, mentre Virginio viene qua, vi ricordo che potete lasciare, se volete, il vostro contatto semplicemente per essere informati delle attività di Max Venturo. Quindi è al banchetto. Tanto la sottolineatura storica
che poi si ripete spesso e volentieri, insomma, dall'11 settembre, utilizzato come pretesto per invadere, occupare, saccheggiare l'Afghanistan, fino ad arrivare ad esempio a una cosa analoga successa per il Vietnam. Quindi, diciamo, fa parte un po' del loro know-how, stile bellicista, insomma, no? Sì. E quindi sì, rientra poi del discorso dell'egemonia culturale, che mi ha fatto piacere sottolineare anche al ragazzo, no? Secondo me il compagno ha sottolineato due concetti molto importanti, quello della democrazia, cioè la democrazia percepita e la democrazia sostanziale. E quella è una bella differenza, perché già la parola democrazia esprime il potere del popolo, no? Ma quale più, faccio questa domanda provocatoria, qual è il potere del popolo nelle mani del popolo in Italia? Qual è il potere? Cioè, la democrazia che ci raccontano loro è quella di andare ogni 5 anni a votare tra due partiti, coalizioni di partiti, che dicono più o meno le stesse cose, cioè sulle cose importanti, cioè l'economia interna e la politica estera, dicono esattamente le stesse cose. Quindi forse si confonde democrazia con liberalismo, che sono due cose diverse. La democrazia vera, cioè il potere del popolo, è espresso a Cuba. A Cuba esiste la democrazia sostanziale, in cui il popolo prende le decisioni attraverso le assemblee popolari e il popolo è sovrano. Io ricordo che l'ultima costituzione che il popolo ha votato a Cuba, prima di andare al referendum per votarlo, ci sono stati centinaia di assemblee popolari che hanno cosparso l'isola, sono andate avanti per mesi, e queste assemblee popolari hanno prodotto il cambiamento del 70% della proposta fatta. Esatto, e questo è un esempio di democrazia sostanziale. Quindi la differenza tra democrazia e liberalismo, no? Perché è quella che ci raccontano. E poi un'altra cosa molto interessante che ha toccato il compagno è quello dell'egemonia culturale. Io ci tengo sempre, Simone, che nei miei libri lo sa, nei miei libri, a sottolineare questa cosa qua, no? Toccare l'immaginario. Avevamo fatto una discussione con Simone sulla figura di Bud Spencer, no? Quanto la figura di Bud Spencer nel libro Ufficio Sinistri può essere importante oggi per raccontare le cose, no? Cioè, nel senso, se tu vai a vedere l'egemonia culturale del sistema degli anni 70-80 attraverso pellicole che non erano pellicole impregnate, però vedevi Banana Joe, era il socialismo della Pachamama di Evo Morales, cioè la difesa dell'ambiente dalle mire delle multinazionali che andavano a saccheggiare, a sfruttare il popolo e l'ambiente, e quindi Banana Joe si ribellava a questa cosa qua, lanciava quel messaggio lì. Noi eravamo piccolini, però iniziavamo a elaborare questi messaggi, no? Il film Bombero lo chiamavano Bulldozer, si vede Bud Spencer che prende a calci in culo i militari statunitensi che occupano il nostro territorio, era abitato a Napoli, mi pare, e vedevi l'arroganza di questi generali statunitensi yankee a casa nostra e la ribellione dei ragazzi del... Oggi sarebbe impossibile fare, praticamente scorrettissimo, no? E però importante, vi leggo un piccolo inciso del mio libro su questo, poche righe, perché si diceva che c'è un fantasma che si aggira per l'Europa, no? Marx e un po' questo, però io dico anche che c'è un fantasma che si aggira per la nostra fantasia, è lo spettro evocato dall'immaginario di Marx che si materializza nel Corsaro Nero e nelle Tigri di Monpracello. Da una parte l'impero del male, che racchiude il più rabbioso dei fondamentalismi, quello finanziario, dall'altra una moltitudine di pirati guevaristi e sandocaniani che non hanno mai smesso di combattere e sognare, perché i personaggi letterari vivono a prescindere dalla realtà,
fanno parte dell'immaginario collettivo e il capitalismo questo lo sa benissimo. Basti pensare a quanta ideologia, a quanta percezione della realtà ed egemonia culturale produce Hollywood. Tenetevi le vostre serie TV, i vostri talent show, i vostri reality e lasciateci Sandokan, Yanez de Gomena, il Corsaro Nero, Bud Spencer, la loro modalità fresca e viva di affrontare la vita, di vendicarci dei torti dei potenti, perché come Che Guevara o Robin Hood, essi racchiudono in sé tutti i valori rivoluzionari più autentici: la lealtà, l'onore, la solidarietà, la giustizia, la coerenza tra quello che si dice e quello che si fa, il coraggio della lotta e la fraternità tra liberi e uguali. Grazie.